Get ugly. Dove sono la sala dei sacrifici, ragazzi? Ho visto un sentiero. Quindi più o meno ci potrebbe essere qualsiasi cosa. Beh, andiamo a esplorarla a questo punto. Lucertola! No, no, ragazzi, no. Due lucertole! Non mi scappi. Titanite scintillante, ragazzi, ce ne sta un'altra. Non mi scappi. Ecco, fuori due. Due titaniti scintillanti. Allora, qui chi ci sta? Oh, oh, cacchio, pistoli. Questo chi cacchio è? Non ditemi che è ostile. Problema, ragazzi, sarebbe schivare questi due tizi qua. Problema sarebbe proprio questo, schivare questi due tizi. Se non fosse per il fatto che uno è armato di macete pesante e l'altro no. Più o meno io mo vado ad ammazzare quel tizio là sopra. Ok, apre pistolino. Ho l'impressione che stia venendo qua. Boh, raga, comunque vado avanti. L'unica cosa a cui dobbiamo stare avanti qua, raga, è la chierica. Ah, oh! Fanculo, fanculo. E mentre, raga, dobbiamo aver seminato tutti quei nemici. Ok. Ci andiamo una di queste. Accendiamo sto falò. Siamo sempre qui. Cominciamo ad esplorare. Vediamo dove siamo. Almeno giusto per... E questo chi? Mi state prendendo per i fondelli? Ma chi? Ma chi cazzo è questo? Ok. Questo stronzo causa por... Ok, ricapitolando, sto scemo, causa sanguina... Wow. Questa non è una presa per il culo. Due cacciatori e io me la svigno. Ah, fatti sotto. Sì, più o meno... Si ci vanno. Cioè, ma questi si giocano tutte de. Sì, vabbè, ma ho capito come giocano questi. Sta giocando con... Piano, zio, eh. E ho capito come tu giochi. Sto sta... Dotto pugnale da bandito sto qui. Oltre, ma non fa un cazzo il pugnale da bandito, Sbagliatevi di grosso, fa parecchio male. Oppure questo c'ha lo spadone di Farran. Sì. Ho l'impressione che abbia lo spadone di farro, raga, almeno. Almeno non mi vorrei sbagliare, ma... Ah, lo spadone di farro, più o meno. Oh! E vai, eliminato. Fuori uno, vediamo che droppa. Mi state prendendo per il culo, questo non droppa un cazzo. Ora secondo round. Oh, brutto brutto pezzo di sticchio. E
Ecco qua un bel backstab per te. Siamo già accorti che sto tizio, raga, olio! Questo mo si è messo un miracolo. Maledetto. Maledetto troglodita. Cioè questo non sa vincere e usa coso. Ah no, senti, hai rotto leggermente i gabbastisi tu e i tuoi poteri del cacchio. Pistolo. Stiamo già accorti che questo con un minimo perri ci ammazza. E dai, bello, ho lasciato la battaglia, forse se avrei concluso anche prima. Oh, ma figlio di puttana che non sei altro, Perry. Ma che disgraziato, vediamo dopo, aspettate dopo lo scudo. Scudo del ragno, molto interessante, vediamo a che serve, penso per le maledizioni. Allora, esattamente come ho detto io. Vediamo, diciamo che come caratteristica all'ondra fisica. Allora, vediamo sto scudo, scudo con l'immagine del ragno, sto scudo utilizzato con l'immagine del ragno, facendo protezione al veleno. Appunto mi metto lo scudo del ragno, giusto per sfizio, vedendo la casa scudo ha molta più stabilità, però se devo dire la verità ha molta più resistenza questo scudo che questo qua, però boh, potrei anche sbagliarmi, attenzione, però vedendo più o meno è meglio sto scudo qui che quell'altro. Ecco, allora mo andiamo avanti. Oh, attenzione. Oh, mi stanno dando fastidio sti cani. Siamo alla cattedrale delle profanazioni. Affanculo, va sti cani di merda. Questa è la cattedrale delle profanazioni. Ok, abbiamo sta porta. Minimo ci dovrebbe essere un altro falò. Appunto. Già ne ho trovato prima uno. Fuori due. C'è anche un oggetto. Vediamoci. Ora vediamo qua cosa c'è. Rossa dentata. Ho l'impressione che potrebbe tornarci utile. Non so il perché. Ah, destrezza 19. Rossa con spina affilata. Vabbè, fanno a brandelli nemici, sanno grave perdita di sangue. Vabbè, questa serve per causare sanguinamento. Più di tanto potrebbe servire. Allora, non si apre da questo lato. Eccellente. Quindi l'unica porta da aprire è questa che sta qua. Non si apre da questo lato. No, ma dove cavolo devo andare allora? Scusate. Questa esplorazione. Comunque è strano che sto tizio che si suicida. Morisce male. Questo secondo me raga troppa gemme del fuoco. Beh, si comincia a esplorare. Lì sono di sicuro due shortcut. Questi stanno pregando qua. Oh. Wow, armi infuocate. Certo che non sapete fare altro, un'altra scheggia d'Estus. Questa la vado a mettere dopo io. Ok. Ok. Torre di scheletri non mi piace per niente. Fatevi sotto l'ura da freccia di non morti.
Io intanto raga, tra sta feccia di non morti me ne vado, tanto questi non sono un granché come problema. Dovreste levarvi di me, che sapete? E te è proprio, ne stanno respawnando tanti. Vediamo qua cosa c'è. Mamma quanta gente, cacchio. Ci sono due drop lì. Prego, non svegliatevi. L'anima morente. Spada da boia. E chissà io... Ci state svegliando, no. No, 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 no. Mamma mia, ragazzi, questo è un fottutissimo labirinto. Dai, 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 dai. Vabbè che tanto questi sono di una lentezza assurda. Pit stop, un attimo pausa raga. Paladone del boia qua. E come al solito non si può usare. Spadone di un boia ormai scomparso. Mamma mia, è una spada di corda. Specialmente spadone di piscina. Pivi per ogni nemico ucciso. Oh che ca... Shit. Ma puttana era, oh, giusto per... C'è lo scudo del persecutore. Vediamo un attimo a che serve. Pensa per le maledizioni. La peppa! Scudo donato a chi affrontò la maledizione. Un normale essere umano non potrebbe nemmeno sollevare uno scudo di questo peso. Nebbene di quando si inutile esiste la maledizione. La peppina! Non li posso nemmeno usare, ragazzi, scudi, vabbè. Vediamo qua sotto almeno cosa c'è. Wow. Che cazzo? Oh. Eliminato, vediamo che droppa. Ah, non ha droppato niente. Oh. Andiamo avanti per di qua. Vedendo cosa c'è. Dice non si apre da questo lato. C'è l'ente. A sto punto ci tocca. Comincia a esplorare proprio. Di brutto. Vediamo qui che roba c'è. Qui ragazzi c'è qualcuno altro che lancia lancia, occhio. Polvere riparante, stammaci accorti. E non andiamo di un andante ignoto, occhio. Andiamo di un andante ignoto. Un altro lametto bianco. Stammaci accorti che sto tizio ci vuole inculare a morte. Frammento di associato, via! Zio, la puoi buttare la freccia o no? Quando è il momento di buttarla, questo non lo fa mai. Poi quello dove cazzo le butta le lance? Da là sopra. Ho l'impressione che dovrò fare pace con un altro gigante, temo. Qui raga ho trovato lo scudo del persecutore. Scudo veramente grande raga, richiede una forza esagerata per portarlo. Qui raga se fate la scala così ragazzi andate di sotto, un'altra zona. Io però come ora raga ho trovato molte anime di cantanti ignoti. Anime che danno... Molte anime, sconsiglio di usarle, ma raga se
state giocando ragazzi, che veramente è un problema. Se avete molti anni vi ammazza, poi vi ammazza il trattavo. Oh, 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 oh. Ok, come non detto, c'è la lucertola. La devo fare. Aspetta. Lucertola piccola prima di tutto, è il mio obiettivo prioritario. No, non mi scappare, non mi devi scappare. Titanite scintillante, è la peppina. Non è male. Allora. Ok, qua mo ci tocca uccidere sta lucertolotta. E voilà! Vediamo sta scala di danite che effetti c'ha. Aspettate un attimo. Sempre anima più 4. Vabbè. Vabbè, più o meno qualcosa in più ci avrò fatto. Andando per gli intorni. Altra lupella lucertola. No, non devi scappare. Grazie per la tiranide scintillante. Vediamo qui, c'è un drop. Un altro frammento di tanite che schifo non fa, anzi. Ci ritroviamo nelle fogne. Attenzione. Ecco, questi nemici danno sanguinamento, ragazzi, occhio, occhio. La doccia ragazzi annulla gli effetti di sanguinamento, quindi state molto attenti. Ecco fatto. Dai dai. Ragazzi, io vi consiglio per annullare gli effetti di sanguinamento la torcia. Meno così, decremento il sanguinamento che mi ha dato quel dannatissimo nemico. Levati di mezzo, esploriamo sto pozzo di laghetto. Qui cosa c'è? Fiore di albero stregato. Levati di mezzo. Proviamo per di qua. Ah no no! Andando ragazzi, passato per un altro labirinto, ho visto. Vista, aspetta. Beh raga, continuiamo a esplorare il giorno martedì fa. Run. Attenzione ragazzi che i nemici danno sanguinamente, quindi mi raccomando a mettere la torcia. Se deve sempre, se però dovesse sanguinare, eh. Ok, occhio che mo compare un nemico. Potete sempre evitarlo il nemico, vi raccomando. Allora. Oh. Non mi dire che quella mo era pure qui. Allora raga, quel nemico causa sanguinamento, quindi io vi direi occhio. Per il sanguinamento ragazzi usate la torcia che ve la leva. Ma ora come ora ci usiamo le scimitarre della legione. Allora, innanzitutto voglio l'opzione esplora esplora che ti passa. E allora bisogna andare per di qui. Precisamente ragazzi, date un calcio alla scala e andate. Comunque se andate a la cattedrale profamata troverete le ceneri del paladino, vi danno il musco purpureo per il veleno. Allora, ma raga, intanto c'ho la vacuità, perché se salvate quel pellegrino potete livellare 5 volte gratis, vi darà il simbolo scuro. Per livellare dovete ovviamente farvi uccidere per almeno 5 volte. Ecco, qua sopra vediamo che abbiamo un altro frammento di tanite. E vabbè. Lingua ci sta. Ora come ora, giù con i drop. E giù con l'esplorazione. Allora. Strano che non c'è tipo nessuno. Molto strano direi. Molto. Parecchio strano. Dice il paladino vi danno anche i talismani di Lloyd, servono contro i mimic.
che sono anche bastardissimi se non state attenti. Un altro fallimento di Danite, che schifo non fa per le armi a più 3. Allora, ora mo si procede avanti per vedere cosa c'è. Qui raga già esplorato e ci sta un frammento di anita, non mi ricordo cosa, ci sta il talismano del sole, utile per chi vuole farsi una build con la fede, per i miracoli. Vabbè. Attenzione, questi nemici causano sanguinamento, quindi siete raccomandati di eliminarli subito e di levarvi il sanguinamento il più presto possibile. Ecco. Ecco fatto. Allora, vediamo qua che c'è. Anello del veleno. Questo è buono per il veleno. Allora, aumenta l'esistenza al veleno. Questo me lo metto tutto. Allora, muro invisibile? No, ma neanche per la testa. Muro invisibile. Ora comincio a esplorare la zona questa qui, pillola rossa. Voilà, un altro esso sprecato. E dai, zi. Muori. Shit, armi infuocate. Muori due. Ma che ca... Non ci credo. Mi hanno dato le cose adesso, bastardi. Bastardi, ma non mi posso manco curare. Uah, ma siete dei figli di puttana Eva qui. Ecco fatto. Ah, basta. Ma basta. Puttana! Vaffanculo, salve talismano di Lloyd. Possiamo andare avanti! Almeno speriamo! Ah, non rompere! Vediamo qui. E c'è. Grande anima di grandignoto, ragazzi, io no. Le uso per ora. Attenzione che. Oh! No, eccoli! Questi ragazzi sono bastardissimi gli schiavi, raga. Allora che c'ha? Flamberga, what? Che razza di spada è la flamberga? Ok, c'è sta... Ok, raga, un attimo solo che vedo la descrizione della flamberga. Allora... Spadone con una lama ondulata, ispirata alla forma delle fiamme, questa spada taglia facilmente la carne e causa sanguinamento. Wow, wow, wow. Prontezza. Ho l'impressione che questa spada, raga, potrebbe tornarmi utile, però quanto pesa? Ai ai ai, pesa un occhio, raga. Potrei andare in fat roll con questa, ragazzi, e sinceramente io non la voglio mettere. Allora... Qui c'è un altro nemico ancora. Bah. Ma io mi domando sti nemici da dove cacchio escono. Cioè proprio boh. Comunque là che sta un altro. Quindi rimettiamoci lo scudo.
Ora esploriamo di sotto e vediamo che c'è. Oh! What? Attenzione! Bastardissimo! Beccate questa! È a casa! Mamma mia ragazzi, qua mi costano Estus, puttana ladra! Eccolo, eccolo! Quando parlavi di... di questi luridi, oh oh no no no! Statevi fermi, luridi schiavi della minchia! No raga, questi sono quelli più bastardi di tutti, raga, questi se vi inculano tremendamente male. Anima di un cavaliere senza nome, volevate un'altra flamberga che a me non interessa francamente. Aspettate che me ne libero di una di ste flamberghe. Ma che c'è? No, 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 no! Basta con sti scemi che buttano il talismano di Lloyd! Ah, che palle, ma non mi posso guarire, ma vaffan... ma vaffanculo, va, raga, questi fanno sclerare male, raga! Quando non ti puoi guarire e ti buttano il talismano di Lloyd, ma put... no, raga, non mi fate... questi raga mi fanno sclerare veramente, raga! E questo chi cazzarola è? Ah, oh, 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 facci piano, bella. Ecco, sapevo. Questa mo. Oh, due.